ragazzi, finalmente Savotta con una novità che abbiamo già visto in anteprima durante la live, la festa che c'è stata in live qui ieri sera, il Savotta Love Club. Beh, chi non ama Savotta non ama l'avventura. È un brand fantastico che fa cose tostissime e oggi ci dedichiamo alla Atka 12 litri. Noi conosciamo bene Savotta, i suoi zaini, i suoi accessori dagli albori di Backpacko. Hanno una struttura tradizionale, ma lassù in Finlandia non smettono mai di innovare. La Atka 12 litri è una tasca particolare e tostissima. Io dico tasca, ma in realtà è una sacca polivalente. Ha chiaramente all'interno il trattamento di resistenza all'acqua classico di tutti i Savotta, ed è riduttivo però chiamarla tasca. Vi faccio vedere perché. Perché è dotata dei suoi spallacci e si trasforma in uno zainetto indipendente di 12 litri. Sì, ma data la qualità dei materiali, data la solidità delle cuciture, ognuna di queste tiene 140 kg. Bene, dato queste caratteristiche, possiamo anche espanderla se dovesse servire e trasformarla in qualcosa di più. La Atka 12 nasce come parte di un sistema speciale di trasporto materiale per l'esercito finlandese. Di fatto le unità necessitavano di uno zaino grosso per portare tutto quello che serve a fare campo, a sistemare l'appostamento, quello che è, e uno zaino più piccolo da giorno per magari dedicarsi al controllo del territorio e distaccarsi dal campo base. Sul lato esterno ci sono diverse file di poles. Poles sono questi qui che chiamiamo pure molli, ma vabbè, non ci formalizziamo in questo momento. Qui possiamo attaccarci, è chiaro, delle pouch, possiamo attaccarci degli accessori o chiaramente degli elastici in cui poi infilare felpe, cose che vogliamo portare. Una cosa molto interessante è che possiamo collegarci anche le fibbie dedicate di Savotta, che trovate su Backpacko in tutte e tre le colorazioni. Ve le faccio vedere, chiaramente nella colorazione nera, Coyote Brown, e anzi solo Brown lo chiamano loro, è verde, verde Savotta. A che cosa serve agganciarci queste clip? È presto detto. Beh, potete fare un lavoro migliore del mio facendole passare qui meglio nella zona poles. Ecco che si aggancia solidamente, lo stesso fate dall'altro lato. E a cosa mi serve? Beh, posso utilizzare le cinghie di compressione dello zaino Savotta e agganciarla direttamente qui. Così aggancio la cinghia destra, la cinghia sinistra, e lo zainetto Atka rimane attaccato fuori dallo zaino. Fantastico! Le clip potete acquistarle separatamente sempre su Backpacko, e le trovate linkate sia qui sotto in descrizione che nella pagina del prodotto. Se non avete intenzione di collegarla ad un altro zaino, beh, non vi servono, altrimenti tutte quelle che volete. Nella parte inferiore dell'Atka troviamo 4 anellini. Questi 4 anellini si possono attrezzare con del filo elastico, con del cordino elastico, della shock cord, viene chiamata anche così. Questo cordino ci permette di agganciare magari una felpa, un telo, qualcosa di bagnato, tutto quello che vogliamo, nei limiti, è ovvio, di quello che ci offre il sistema di porto. Eh sì, perché con Savotta si fa presto a far aumentare i chili, ci piace agganciare, portare cose, però poi non dimenticatevi che questo è uno zainetto semplice con i suoi spallacci sottilini, e se diventa uno zaino di 35 kg, lui ce la fa. Gli spallacci pure, siete voi l'anello debole della catena che poi comincia a soffrire. All'interno, lo vedremo fra poco, ci sono due lunghi scomparti, sono comodi perché ci sta una borraccia, ci sta quello che volete, e sono separati dal resto della tasca, dello spazio. Poi cerco di mostrarvelo, è sempre difficile farvi vedere tutte le cose, ma all'interno c'è anche un anellino a D che con un moschettoncino ci aiuta a sistemare le
le chiavi, il portafogli, quello che deve rimanere ben fisso all'interno. Sulla parte posteriore, sullo schienale, troviamo una tasca enorme che è studiata per alloggiare una sacca di idratazione. Una cosa molto importante è che questa stessa zona può essere usata per stivare, se non li utilizziamo, se decidiamo di non utilizzarli, gli spallacci. Ora, io sono pigro, ve lo dico, lo sapete ormai, quindi se decido di usarla con il Savotta faccio così e al massimo lego questi dietro qui, in qualche modo li blocco. Se però vi va, vi basta semplicemente far scorrere tutto il cinghiame da tutte le parti, questo o lo rimuovete del tutto o lo ficcate qui dentro e questo lo mettete dove vi dicevo andava la sacca di idratazione. Sono collegati con questi anelli AD, ne abbiamo due sopra e due sotto, ve lo faccio vedere perché potrebbe venirvi voglia di staccare tutto e magari inventarvi qualche altro adattamento per i vostri zaini. La cosa interessante, arrivano tra poco, è che si possono anche sostituire, magari li avete già in qualche zaino, con degli spallacci imbottiti. Quindi se invece di caricarlo poco decido di caricarlo un po' di più e magari voglio caricarlo a monospalla, quindi con un singolo spallaccio imbottito, certo posso farlo anche con questi, però è più comodo con quello imbottito. Ovvio, solo quando serve, ragazzi, altrimenti ci portiamo una sacca più gli spallacci, poi tutto materiale Savotta, che leggero non è. Una piccola curiosità è che la parola atka viene dal finlandese, mi sembra logico, e significa, viene usata solitamente nella frase Otta Hatkat. Spero di averlo pronunciato bene o mi arrivano gli zaini col trabucco da Savotta. Spero davvero di averlo pronunciato bene. Beh, significa scappare, tagliare la corda, andare via. Questo proprio perché lo zainetto Hatka in ambito militare è stato progettato per diventare un contenitore d'emergenza da tirare via dallo zaino e usarlo per scappare velocemente. Molti reparti possono essere impiegati anche in operazioni a lungo raggio e quindi gli operatori sono soliti portare uno zainone con tutto quello che gli serve. Però avere uno zainetto con l'essenziale, in modo che se lascio lo zainone lo recupero e cerco di tirarmi fuori dai guai, e beh, vuol dire tanto, vuol dire davvero tanto. Quindi l'Hatka nasce con questa idea che, ripeto, rivedremo diverse volte in ambito tattico e militare. In ambito civile, quali sono le mie impressioni su questo prodotto? È semplicemente fantastico. Un prodotto davvero pratico da avere perché c'ha la sua forma a sacco, è vero, ma non manca di organizzazione interna e ha tutti gli agganci molle su cui possiamo praticamente sistemare quello che ci pare. Poi mi piace molto averlo a disposizione per le uscite semplici. Mi fa comodo avere a disposizione lo zainetto, ci sistemo la giacca, il poncio, le solite cose, più un paninetto, una birretta, poi ci si ferma, si fa merenda e queste cose vanno come devono. L'utilizzo con la sacca idrica, beh, non mi è ancora capitato di usarlo. Funziona chiaramente benissimo con le sacche idriche più lunghe, tipo quella di 5-Eleven, non la wide ma quella un po' più stretta, va bene le sacche da 2 litri, da 3 litri, quello che volete. È chiaro che quello risponde ad un'esigenza tattica più che altro, se però vi fa piacere ficcate la tasca qui dentro e avete risolto. Insomma, è uno di quegli strumenti che userete sempre di più, più lo avete a disposizione. Ecco un consiglio: non lo chiudete in un armadio, non chiudete l'Hatka in un armadio, perché se la lasciate a disposizione a casa inizierete ad usarla tantissimo. Se la lasciate nell'armadio, magari solo per le uscite di bushcraft, magari solo per quelle attività, e beh, la userete un po' di meno, ma fidatevi che se la tenete a disposizione vi darà grandi soddisfazioni. Ah, volevo anche segnalarvi che è uscita, o sta per uscire, ora devo un attimo sincronizzarmi, la mia intervista
a Savotta, su Savotta. Quindi abbiamo parlato un po' di Savotta e sul blog di Backpacko, sul sito internet backpacko.it, trovate nella sezione blog per l'appunto l'intervista. E chiaramente se vi siete persi la live Savotta Love Club dovete recuperarla immediatamente, che ne abbiamo viste di cosine. Altri vantaggi di questa tasca, beh ragazzi, 12 litri di capacità non sono poche, la chiusura è quella che vedete, ora ve la dovrei far vedere magari, rimuovo il mio coltellino, questo è il mio kit da uscita bushcraft, quella leggera, ecco la chiusura è roll, con tutto quello che potete sistemarci, chissà se si vede, io ci ho messo di tutto, e anche una zona velcro bella grande da 15 x 10 cm. Di fatto vedete che ci abbiamo collegato, dov'è qui, una tasca extra. Poi c'è una cosa molto tecnica da operatore o da prepper. I tessuti Savotta di qualunque colore offrono un'ottima performance verso il near infrared, cioè i visori notturni, no? Alcuni tipi di visori notturni. Beh, il tessuto classico con cui sono fatte tutti gli zaini economici spicca, si accende sotto questi visori, mentre i Savotta, che sono studiati per l'uso operativo, beh ragazzi, si vedono molto meno. Non che questa sia un'esigenza di tutti noi, però ad esempio in ambito prepper, se uno vuole farci una get on bag in una di queste, beh, può essere un'idea in più, può essere una caratteristica in più da aggiungere all'equipaggiamento. Nella live abbiamo visto come si monta allo zainone, abbiamo visto come si può configurare, quindi vi rimando a quel video se vi interessa vedere come abbraccia gli zaini Savotta. Il peso a vuoto è di 480 grammi, mentre le dimensioni un po' a spanne sono 25 x 40 x 15 cm. È costruita tutta in cordura 500D, 500 denari, bella tosta come Savotta sa fare, e all'interno è spalmata di poliuretano. Io la consiglio prima di tutto ai bushcrafter perché ne hanno bisogno. Ragazzi, so che vi serve, quindi non fatevela scappare. Poi la voglio consigliare ai prepper perché diversi tipi di kit stanno benissimo in sacche come questa, e no, se la prendi nera, che è l'altro colore disponibile, non dà neanche nell'occhio. Sì, i colori sono tre: marrone, verde, nera, ma li state vedendo a schermo. Chiaramente la voglio consigliare a tutti gli amici fuoristradisti, avventurieri, esploratori che hanno necessità di organizzare un kit e magari averlo anche con la possibilità di porto in spalla, e a tutti gli operatori di sicurezza e forze armate che devono trasportare equipaggiamento in più attaccato ai loro zaini. Potrebbe venire naturale un confronto con il 511 Tier System, quello che si utilizza per collegare il monospalla MOAB agli zaini Rush, oppure con la Pentagon Quick Bag, che è questo zainetto che però ha in dotazione anche dei passanti molli o Pulse. Allora, la grande differenza che c'è tra questi sistemi, beh, è tanta. Innanzitutto il MOAB come monospalla è uno zaino a tutti gli effetti, è uno zaino con schienale, uno zaino con spallacci imbottiti e con tutto quello che ne comporta. Quindi è più pesante della ATCA. E il Tier System di 511 può essere anche acquistato separatamente per collegare qualsiasi tipo di borsa molle con un'altra borsa molle. Può essere utile anche per collegare un Rush 12 ad un Rush 72 ad esempio, quindi quella è un'idea sicuramente più pesante con delle potenzialità diverse. La Quick Bag di Pentagon invece è più indicata come borsa da collegare al vest, al portapiastre, perché è fatta appositamente ed è sicuramente più performante in quei contesti. Poi possiamo, se abbiamo un pannello così generoso sullo zaino, collegare ed utilizzarla più o meno in questo modo, ma mancherebbe la funzione di distacco rapido, perché se l'abbiamo collegata per bene questa non è rapida da
collegare, mentre l'Atka e il tier system di 5.11 sì. Bene, se l'Atka ti è piaciuta vuol dire che stai per entrare nel mondo Savotta e puoi scoprirlo tutto su Backpacko. Se poi ti è piaciuta anche questa recensione, beh, lascia un bel pollice in alto qui sotto, iscriviti al canale e schiaccia la campanella, così non ti perderai neanche uno dei prossimi video, che ci sono tra l'altro ancora tanti prodotti di Savotta che dobbiamo scoprire insieme. Ci vediamo in giro anche sugli altri social.